È amaro il debutto del Cesena nel nuovo campionato di Serie B. La squadra di Camplone piange per l'epilogo di una sfida col Bari, in cui i bianconeri hanno fatto partita pari per meno di un tempo. Fino a quando, cioè, Panico non si divorava a porta vuota, la rete che avrebbe cambiato per sempre il corso del match del San Nicola, spedendo sul fondo un colpo di testa a Mikai ormai completamente fuori causa. Il classico episodio spartiacque che dà la sveglia al Bari. Prima ci prova Capradossi, incornata feroce su corner che si stampa sul palo. Poi, siamo al 38esimo, Tonucci sovrasta in maniera fallosa gli Ozzi, ma Sacchi non se ne avvede. E sul proseguimento dell'azione Tejo pesca in prota che fulmina Folignati sul palo più vicino. Il match del Cesena termina sostanzialmente lì. Nella ripresa il Bari dilaga, al 14esimo Perticone è sorpreso sull'imbeccata di Nenè. In prota mette al centro e Galano segna il gol più facile della sua carriera. Bianconeri che affondano definitivamente al 23esimo. Su azione da corner Tonucci si inventa un colpo di tacco che Folignati lascia incredibilmente carambolare in fondo alla rete. È il definitivo colpo di grazia alle ambizioni bianconere. Domenica contro il Venezia servirà ben altra prestazione per sperare di uscire a testa alta dalla sfida dell'Orogel Stadium.